Il Parco Nazionale d'Abruzzo, situato al centro della penisola italiana, a metà strada tra l'Adriatico e il Tirreno, è un'aspra regione montuosa a ridosso della Piana del Fucino, antico lago prosciugato e reso fertile dalla mano dell'uomo. Si arriva al parco seguendo ripide e pittoresche strade tracciate nel tipico paesaggio abruzzese. Questa è l'ultima regione dell'Appennino dove la flora e la fauna si sono miracolosamente conservate tra gole e montagne impervie e selvagge. Per salvare questa natura, ancora vergine e rigogliosa, nel 1921 è stato costituito il Parco Nazionale d'Abruzzo, che occupa un'area di 300 km quadrati. Spina dorsale del parco è il fiume Sangro, che lo percorre per quasi tutta la lunghezza. Qui ancora un torrente di montagna che va a placarsi nel lago artificiale di Barrea, una nota terribilmente stonata nel paesaggio marsicano. Il Parco d'Abruzzo vive in una situazione strana e difficile. Nel suo perimetro, infatti, oltre a bellezze naturali e a specie animali da proteggere, si trovano anche 5 popolosi paesi, mentre l'area è proprietà di 17 comuni, che vivendo di pastorizia e taglio di boschi, mal si inquadrano in un parco nazionale. Ma di questo avremo tempo di parlare più tardi. Ecco Pescasseroli. Qui il folklore e la vita moderna creano ancora strani contrasti. L'acqua della fontana sgorga da 2 teste d'orso, la fiera che ancora vive nel parco nascosta, e poi vedremo quanto nelle fitte foreste e nelle zone più inaccessibili. Pescasseroli può vantare tra i suoi figli Benedetto Croce, nato nel severo Palazzo Sipari. Seguendo il corso del Sangro, incontriamo Barrea, Villetta Barrea e Opi, che dall'alto di un colle domina una valle, unica zona dove si può praticare un'attività agricola necessariamente povera e primitiva. Un tempo i pascoli montani offrivano ragione di vita e prosperità agli abitanti di questa regione che si dedicavano alla pastorizia transumante. Ma con le grandi opere di trasformazione fondiaria e agricola compiute nelle Puglie e nell'agro romano, sono finiti i pascoli invernali e con i pascoli i grandi greggi di pecore. La popolazione dell'alta valle del Sangro è costretta a sfruttare le magre terre del parco e l'unica ricchezza rimasta alla regione, i boschi. Le secolari foreste di faggio cadono sotto i colpi delle asce. Sono tagli necessari a soddisfare le esigenze economiche delle popolazioni bisognose, ma che mettono in serio pericolo l'esistenza di alcune preziose specie di animali che proprio queste foreste erano riuscite a nascondere e a salvare. Parco d'Abruzzo, ripetiamo, si trova in una situazione delicata. Deve trovare un equilibrio tra le esigenze di vita della popolazione numerosa che vive dentro il perimetro del parco e il dovere di conservare le preziose bellezze naturali della fauna, della flora e del paesaggio. Tanto complessa è la situazione che a dirigere il parco non c'è un naturalista, intento allo studio e alla cura dei problemi biologici, bensì un avvocato, che di animali ovviamente non sa nulla, e che deve dare tutte le sue energie per tenere a bada lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, senza però fare del parco un'istituzione antieconomica e antisociale, a danno delle popolazioni che vivono entro i suoi confini. Ecco il direttore, l'avvocato Saltarelli, che va incontro a 2 guardie del parco di ritorno da una perlustrazione. Hanno trovato un volpotto sperduto e affamato che forse la smania di conoscere il mondo ha portato lontano dalla tana e dalla madre. Avvocato Saltarelli, ci vuole precisare quali sono gli intenti del parco?
scopi del palco, secondo la legge e secondo anche la interpretazione che si può dare a queste istituzioni che ci vengono dal mondo anglosassone, è la protezione della flora, della fauna, delle bellezze naturali e insomma la tutela, la conservazione, la protezione della natura, in poche parole. Per quanto riguarda la fauna, abbiamo il dovere di una particolare protezione delle due razze speciali dell'Ursus arctos marsicanus e del camoscio rubicapra ornata, una razza simile ma non uguale a quella delle Alpi, forse più uguale a quella dei Pirenei. Andremo più tardi a cercare i camosci. Torniamo ora a Pescasseroli, dove il parco ha la sua sede in un ombroso giardino. Ecco il volpotto. Lo hanno portato nel piccolo zoo del parco. Qui almeno non soffrirà più la fame. Uno zoo in un parco nazionale sembra un controsenso, ma non qui in Abruzzo, dove è assai difficile vedere gli animali selvatici in libertà. Chi voglia vedere l'orso marsicano, è bene che si fermi davanti a questa gabbia. Qualche raro e fortunato turista lo ha potuto ammirare tra i boschi o le radure del parco, ma i più si debbono accontentare di questi quattro orsi chiusi in gabbia. L'orso marsicano è un animale timido, di abitudini notturne, che fugge sempre alla vista dell'uomo. Di giorno si ripara nelle foreste inaccessibili, ed è lì che andremo a cercarlo. Ma siccome è sempre meglio l'uovo oggi che la gallina domani, assicuriamoci queste riprese. I lupi, una volta numerosi nel parco, oggi sono più rari. Forti e agili cacciatori menano senza soste una danza penosa e disperata dentro il gabbione, proprio come, è il caso di dirlo, un lupo in gabbia. Siamo al museo di Pescasseroli, nel centro del Parco Nazionale d'Abruzzo. A Pescasseroli che cosa fanno i giovani? Beh, hanno a disposizione night, galoppatoi, tennis e tanti altri modi di divertirsi. Però quest'anno qui abbiamo incontrato un gruppo di giovani che hanno voluto dedicare il loro tempo libero al Parco Nazionale. Come si chiama la vostra organizzazione? La nostra organizzazione non ha nome, è un qualcosa che noi facciamo così spontaneamente. Infatti siamo degli studenti universitari in scienze biologiche di Roma e siamo stati chiamati dal direttore del parco per fare da guida qui nel museo e contemporaneamente svolgere quello che è un lavoro sociale, cioè sensibilizzare la popolazione di Pescasseroli sui problemi del parco. Lei di dov'è? Io sono del Cairo, sono nata lì e sono qui in Italia, studio a Roma, all'università. E sono del terzo anno di scienze biologiche, come poi le mie compagne. E come mai hai accettato questo invito? Per passare una vacanza diversa dal solito, anche per sentirmi utile, anche per me e soprattutto anche per tutto questo paese. Grazie. E adesso dove stiamo andando? Stiamo andando verso la Camosciara, dove i turisti tutti i giorni vengono per visitarla e per vedere i camosci. Da Pescasseroli si percorrono soltanto 13 chilometri. Il secondo bivio a destra e siamo arrivati. Ecco, questa è la Camosciara. Come vediamo, questo è l'ambiente ideale per il camoscio. Una volta, pochi anni fa ancora, si vedevano con una certa facilità. Adesso, da che è stata costruita la strada, i camosci risalgono, non dico le vette, ma quasi. Che cosa, hanno paura dei rumori delle macchine? Sì, perché i turisti addirittura credono che abbassando il finestrino si vedono così, dal piazzale stesso. Invece per vederli cosa bisogna fare? Bisogna andare su, camminare un'ora circa, o a dorso di mulo o a piedi, seguire noi altri e si vedono senz'altro. È un invito che noi di Controfatica non potevamo non accogliere. Andiamo dunque tra gli orsi e i camosci.